Io non ho molto da aggiungere, nel senso che questo luogo invita la comunità, la condivisione e alla fine usiamo tutti la stessa lingua ormai, ci siamo conosciuti tempo fa, abbiamo un modo di lavorare molto particolare che non viene riconosciuto, non è certificato dal punto di vista correntizio purtroppo, ognuno dice la propria, magari si discute, magari si prendono anche decisioni diverse rispetto a quelle con cui ci siamo presentati all'inizio. Io credo che questo insegnamento di questo luogo ormai dello spirito debba essere frequentato anche dalla politica nazionale, perché qui ci si tiene al riparo grazie a questi tendoni dal populismo, dalla demagogia, però c'è una partecipazione di figure che è ben divertente perché si presentano alle nostre platee dicendo io però non sono del PD, scusate, io volevo dare un contributo, però l'ultima volta non ho votato perché non mi piacete, però capite, c'è una richiesta, c'è una domanda, c'è un interrogare, c'è una curiosità, c'è anche il pensiero che forse non quello che viene, non sempre quello che viene da fuori è antipolitica, perché questa è la prima cosa da dire in questa fase. I partiti stanno reagendo troppo male nei confronti dei movimenti, noi l'abbiamo visto. Speravamo che bastasse Pisapia e tutta la complessità di quell'operazione, che non era solo Pisapia che è diventato Che Guevara, no? Non è Pisapia, non è Che Guevara, era una cosa complessa, anche equilibrata, da interrogare a sua volta, perché poi è un'esperienza che continua, che prosegue, prima ne ha parlato Carlo. Pensavamo che i referendum fossero un messaggio forte, quelli sull'acqua e sul nucleare, ma anche sull'articolo 3 della Costituzione, perché allora si chiamava legittimo impedimento, vi ricordate? Era quella fase in cui il Parlamento discuteva solo di queste questioni. Pensavamo che fosse sufficiente vedere fuori dalla politica, e non vuol dire dentro un altro partito politico, perché l'altra grande confusione della discussione sulle alleanze è proprio quest'idea delle etichette. Beh, la vita è fuori dai partiti, è tra i partiti, interroga gli uni e gli altri. Io oggi sono intervenuto, io non ho una grande stima per il Di Pietrese, preferisco l'imitazione di Coseddu che è irresistibile, dopo fa uno spettacolo, io cittadino elettore e queste cose qua. Però l'idea che noi ogni settimana discutiamo di distruggere il centro-sinistra, in con cui amministriamo comuni, province, quelle che rimangono, regioni, con cui abbiamo costruito un percorso che nel 96, 95, 96, quando insomma c'erano gli attuali dirigenti del PD, comunque 96, dicemmo, si chiamava Ulivo. Poi abbiamo detto facciamo un partito che si richiama l'Ulivo tanto che c'era dentro il simbolo, perché tra la P e la D c'è quella cosa che non è un tra, perché doveva collegare le esperienze e le storie diverse. E poi ogni settimana è una specie di supermercato, per cui si prende Casini, poi Casini scivola biecamente sui diritti, allora non prendiamo più Casini, ci siamo sbagliati. Per una settimana avevamo costruito un'alleanza, ma sta settimana no, sono delle settimane alterne, ambientaliste se vogliamo. Lo stesso succede con Di Pietro, lo stesso succede con Vendola se ci pensate. E il dibattito è eternamente sulle sigle, cioè andiamo con l'IDV, ma cosa propone l'IDV? Qualcuno se l'è mai chiesto? Davvero? Qualcuno ha mai fatto una riunione? Non dico con Di Pietro, che potrebbe essere anche divertente, diciamo, ma con gli altri esponenti, con Massimo Donati, capogruppo alla Camera, che oggi scrive una bella lettera di critica e di riflessione molto simile alle nostre. Qualcuno ha voluto chiedere a Vendola se oltre ai toni elevati e alla poesia alessandrina, con cui, no, lo dice lui, nella definizione vendoliana, voi ridete, ma è una cosa tecnica, se c'è una proposta che possiamo discutere con Taddei, che è un uomo di pianura, e quindi vuole sapere, vuole vedere i conti, vuole capire che cosa significa quella proposta, vuole capire dove ci porta quell'idea. Riusciamo a fare questa cosa che si chiamerebbe centrosinistra e riusciamo a farlo pretendendo che siano i cittadini elettori, quelli che Di Pietro mette all'inizio di ogni imitazione di Coseddu, a scegliere come farlo? Guardate che è facilissimo. E non bisogna essere per la soppressione dei partiti per chiedere la possibilità, per esempio, che quelle proposte referendarie si possano sottoscrivere sulla rete, oppure dobbiamo immaginare di avere un funzionario in ogni città che raccoglie le firme? Non lo so, c'è una sigla, ho scoperto che sulla tessera del PD c'è una sigla di numeri per cui siamo catalogati, possiamo usare quella striscia numerica per dire che sottoscriviamo quel referendum o quella proposta.
possiamo avere l'idea che questa cosa sia un'interrogazione, non una conclusione del dibattito. La patrimoniale di Taddei va bene, la matrimoniale di Scalfarotto, scusami la battuta, ma veniva facile, vi convince? Cos'è che volete togliere dal matrimonio di Scalfarotto o dalla patrimoniale di Taddei? Perché guardate che se ragionate così le domande diventano più scomode. Faccio un esempio banale per capire il sentimento che mi ispira profondamente. L'altra sera ero con una signora ad una festa a Cazzano di Tramigna, che è una capitale europea, in provincia di Verona. Mi parlavano tutti in dialetto, io non capivo. La signora, no davvero, perché succede anche questo, è una provincia, dobbiamo interrogarci sempre sulla provincia. Bene, la signora diceva, ma perché avete voluto parlare dei diritti dei gay, che sono un argomento che non c'entra con la crisi? Allora io cercavo di spiegare alla signora che c'entra, non sembra che c'entra, però c'entra, come diceva Nanni Moretti in quel film. Cercavo di spiegare alla signora, tra l'altro, che non eravamo stati noi, ma era stata la Presidente dell'Assemblea a togliere le primarie e a mettere i diritti civili nell'ordine del giorno, ma che soprattutto mi sarebbe piaciuto discuterne con i diretti interessati. E a quel punto, come per magia, si siede di fianco a noi una coppia gay. E la signora provava imbarazzo per quello che mi aveva detto in precedenza, perché nel dialogo con loro, evidentemente, dal politico al consumatore, potremmo dire, c'era stato un salto, uno spostamento, c'era la quotidianità della vita delle persone con cui avere a che fare, e cambiavano i toni, e ovviamente si poteva parlare di gay, si poteva farlo a Cazzano di Tramigna in direzione o in assemblea, e si poteva fare anche magari pensando che il matrimonio potesse essere una soluzione, proprio quello che la signora aveva contratto anni prima. Allora, questo è il punto. Se noi continuiamo a parlare di formule, di etichette, di parole d'ordine altisonanti, alla fine non vediamo nulla. E che è quello che ci rimprovera, e sono d'accordo con Panarari che ci sia anche parecchio populismo, quello che ci rimproverano i delusi, gli indignati, gli arrabbiati, che noi tendiamo ad avere un nostro dibattito, con le nostre parole, con una formulazione sempre ricorrente, ricorsiva, perché ci piace raccontarlo così. Allora proviamo a tagliarlo questo dibattito in diagonale. Proviamo a porre 5 domande, le studiamo insieme, abbiamo il mese di agosto per farlo. Poi se riusciremo a raccogliere le firme, a presentare un referendum, qui non c'è nessuna ansia di prestazione, nessuna volontà di rompere le scatole, di fare creare problemi. Però noi avevamo chiesto in Assemblea Nazionale di avere una data per convocare la Commissione Statuto e definire le regole sulle prime. Pensate che rivoluzionario, con le mani, no, rovinate dal duro lavoro, abbiamo scritto con la penna se ci potevano convocare la commissione di statuto. Questa era la nostra richiesta, Carlo, robe brutte. E non ci è stato detto che avrebbero presentato, ci è stato detto, per dire della serietà dell'operazione, alla fine di questa assemblea nazionale, non all'inizio. Alla fine ci è stato detto che avrebbero presentato un ordine del giorno simile al nostro, ma diverso, ma depotenziato, perché si fa così nei parlamenti, come ha spiegato Marina Sereni, si fa diversamente. Si chiede al proponente se ritira la sua proposta, si chiede al proponente se vuole votare come emendamento eventualmente di una proposta di maggioranza. E poi mi viene il dubbio, ed è questa la cosa su cui vorrei che rifletteste nelle prossime settimane, nel definire i quesiti, nel trovare le formule. Possono essere formule interrogative generiche, ma come credo, e crede anche Paolo, e crediamo molti di noi, si debba arrivare poi a far votare davvero queste cose, perché altrimenti rimaniamo sempre gli eterni ragazzi, i giovani del PD. No, Beh, la domanda mia è questa: ma voi siete così sicuri, e lo diceva Ellie rubandomi positivamente la battuta finale, ma voi siete così sicuri che questo è un atteggiamento di minoranza? Cioè che la domanda che poniamo è la domanda di una minoranza, che le modalità con cui poniamo questa domanda siano le modalità di minoranza? Io non credo proprio. È un atteggiamento da largamente maggioritario, l'avremmo chiamata vocazione maggioritaria, così non ci avrebbe capito nessuno. Ma io chiedo, no, perché abbiamo queste formule strane. Però la domanda è posta in termini assolutamente maggioritari, perché è la domanda che si pongono gli elettori del PD, prima di tutto, che si pongono i cittadini italiani sulle questioni che abbiamo richiamato brevemente. Ma soprattutto è la domanda, e sono le modalità con cui dovrebbe operare, lavorare un partito politico nel 2012-2013, nella stagione autunno-inverno, diciamo così. Questo è il punto. Noi non abbiamo, c'è una curiosa polemica sul web che dice, ci viene rivolta sul web, dicendo che noi siamo solo sul web. Io vi vedo, siete in carne ed ossa, non è una fata morgana. Io vedo gli elettori, io ci parlo, e come succede anche a voi.
c'è chi vede molti accademici che però ascolta poco, perché poi, visti i prodotti, mi sembra che ci sia un dibattito al riparo anche dalle sollecitazioni accademiche. Però questo è il tema politico del Partito Democratico. Vi ricordate? Era il 2007. C'era Walter, c'era Prodi che chiedeva una cosa, perché poi bisogna fare l'operazione archeologica per ritrovare i nostri guai. Prodi chiedeva e diceva: state facendo il PD secondo me un po' contro di me, vi ricordate? Allora se lo fate, levatevi dai coglioni, disse con formula prodiana che adesso non ricordo. Perché quella era la richiesta di Prodi, di dare un nuovo gruppo dirigente al Partito Democratico. Ma in quello stesso 2007 c'era una candidata segretaria che si chiamava Rosy Bindi, che diceva delle cose per cui Matteo Renzi è da considerare un ragazzo promettente. Lei andava giù molto più duro, chiedeva il ricambio, chiedeva la riduzione dei costi della politica, parlava di parlamentari a 5.000 euro, lei, tutto vero, un'intervista a Repubblica. Allora, perché di quello spirito? Ho citato solo due cose che non dicevamo noi. Perché da quello spirito poi siamo tornati ad esercitare e a provare esattamente il contrario? Perché non c'è la volontà di aprire, lo diceva benissimo Mirko Tutino prima, di aprire un confronto tra di noi, con le persone, con le emergenze. Le emergenze sono le cose che vengono fuori mentre noi siamo sempre lì a discutere di Partito Democratico. Allora, questa è l'idea di Prossima Italia, ma è l'idea del Partito Democratico. Le due cose non sono in contrapposizione, questa non è una porzione di Partito Democratico, è una domanda che facciamo ogni giorno dell'anno al PD. La risposta deve venire, questa è la fine dell'intervento, del ragionamento di questi giorni. La risposta è: noi esattamente che cosa facciamo, che cosa diciamo esattamente, perché poi dobbiamo fare la campagna elettorale. È un piccolo particolare, però noi dobbiamo andare a convincere le persone della bontà delle cose che diciamo. E lì è un'attività ancora più spinta della pedagogia che giustamente ci veniva richiamata, perché lì bisogna anche convincere qualcuno. Perché la posizione di partenza, e lo dico, io sono convinto che il PD sia un partito solido, infatti prende sempre il 25% a prescindere dalla competizione, cioè se c'è Berlusconi, se non c'è, se è all'opposizione, se è al governo. Noi prendiamo il 25%, siamo sicuri. La domanda è: quel 25% però attualmente quanto vale nell'espressione del voto? Perché se votano la metà, il 50% delle persone, vuol dire che quel 25% mi aiuti, quanto fa? 12,5. Grazie, è il vantaggio di avere un economista vicino. Il 12,5 vuol dire che se vogliamo davvero essere quel partito solido, come ci dice qualcuno, dobbiamo incominciare a rafforzarlo. E allora dobbiamo uscire dalla sindrome di San Gennaro per passare all'immagine della bustina del tè. E finisco con questa cretinata che mi è stata ispirata dalla donna più autorevole presente, che è Rita Castellani. La sindrome di San Gennaro è che noi abbiamo un partito compresso, chiuso a pugno, e poi una volta all'anno si liquefa. E fa le primarie, c'è un gran casino, un dibattito esagerato, poi si richiude, c'è un signore che lo agita. E va avanti così. Noi abbiamo un'idea diversa, che è quella della bustina del tè, che è una proposta radicale, saporita, con un sacco di sguardi sull'avvenire, anche richiami esotici a volte, che però va intinta in una soluzione che è quella di tutti quanti. Perché altrimenti se non riusciamo a contagiare, a discutere in modo aperto dentro tutto l'arco, non solo del PD, perché il PD voleva essere il centro-sinistra, vi ricordate, era un'altra cosa che ci dicevamo all'inizio, che il PD dovesse essere tutto il centro-sinistra. Allora, questa bustina va intinta prima che arrivi un... È un messaggino, è Bersani che mi dice adesso piantala, adesso, scusa Pierluigi, adesso finisco. Però va intinta perché noi abbiamo bisogno davvero di ritrovare quel sapore, che è il sapore della politica. Prima ho sentito dire che la rivendicazione è una parola sbagliata, però guardate che tutti stanno rivendicando questa cosa. Stanno rivendicando una politica che non c'è più. Lo fanno con mezzi diversi. Anche magari con qualche sofisticheria, c'è dell'interesse. Pensate a Montezemolo, un uomo nuovo, cioè io è una roba. A me mi diverte anche l'epopea, cioè mi candido perché qui c'è una classe dirigente logorata, cioè la sto vedendo, cioè, sai quando è un transfert che non capisci, ti specchi nella televisione, è un dubbio esistenziale. Per lui ha tanti cognomi, no, lui ha una corrente con tanti cognomi, fantastico, cioè l'idea è il trionfo di quello che non funziona in questo paese, concessionario dello Stato perché non si sa mai, no? Perché il conflitto di interessi noi è un altro tema, ieri ne accennava Tesoriero che non vogliamo risolvere mai. Però dicevo, al netto degli interessi, dei populismi, della parola facile, delle scorciatoie,
io segnalo che le decisioni vanno prese. Non è demagogico interrogarsi sulla difesa o sul fatto che noi spendiamo più per i caccia che per la ricerca, perché poi ti danno del demagogo e poi continuano a comprare i caccia. La cosa divertente è questa di questo paese. Non è demagogico chiedersi se sono tassate troppo le persone, perché non è Berlusconi. Noi spieghiamo anche dove trovare i soldi, come ridistribuirli, spieghiamo anche che magari bisognerebbe crescere un pochino, perché altrimenti quell'operazione di recupero del debito che c'è stata auto e ci siamo autoimposti col fiscal compact, ci metteremo più o meno la carriera di un dirigente del PD per rientrare, che è lunga, però insomma dobbiamo pensare di ridurre un po' i tempi e fare la sveglia. Quindi non è demagogia, è l'interrogazione, la rivendicazione di una politica che possiamo fare tutti, e questa è la parola finale. Possiamo farla tutti, la può fare il singolo iscritto, il militante, sapendo però che c'è bisogno poi di organizzarsi, perché a me la cosa che spaventa di più è questo clima d'assemblea perenne, che magari in cui ricadiamo anche noi, che è un'assemblea che non si conclude mai. Invece io voglio che noi mandiamo una maggioranza di parlamentari scelti dai cittadini, che si impegnino a stare lì una decina d'anni e poi a tornare a casa. Qui Nico aprirà una clinica qui sopra, quell'edificio, per chi non ce la fa, ci saranno degli esperti, degli specialisti per aiutarli, e soprattutto che si impegna a fare delle cose nel frattempo. Cioè, pensate che bello dire: io in 5 anni ho questa idea, vorrei fare queste 4-5 cose, non di più. Sarebbe sconvolgente e rivoluzionario, e tutti quelli che vengono da noi a dirci: io voterei il PD, ma non lo so, io mi riconosco come democratico, ma non è, cioè, siamo, sei al praticante o meno, siamo diventati una strana forma religiosa. Tutti questi andrebbero a votare il PD, avrebbero gli strumenti per controllare e per informarsi e informare chi è stato eletto nel PD, e avrebbe la possibilità di costruire una coalizione di governo in cui non si passa tutta la vita a commentare le interviste degli altri, che è sicuramente un genere letterario importante, ma che ormai vi do un'informazione: non le legge più nessuno quelle interviste. Per cui, buon gnocco, buona lasagna, ci teniamo un agosto di riflessione e di definizione delle nostre proposte e dei metodi con cui presentarle, ma facciamo un po' di sana, rigorosa, educatissima, istituzionale battaglia politica dentro il PD e dentro il centro-sinistra.